Buonasera Milano, è appena finita una grandissima partita tra Barcellona e Inter, davvero bella, bella partita per tutti, per i tifosi di qualsiasi squadra, gufi, per tutti, una partita bellissima. La prima cosa che voglio dire è che non si può a questi livelli fare delle cazzate del genere. Sto parlando di quello che ha fatto Aslani. Al minuto, non so, 93-94, comunque praticamente a fine partita, solo davanti al portiere in uscita, col compagno libero, Mkhitaryan mi sembra, avrebbe segnato a porta vuota, forse anche stoppando il pallone, accompagnandolo, a momenti facendo il gol di testa, appoggiandosi a terra, così come si faceva in oratorio per prendere in giro gli amici. Adesso sto un po' esagerando, però di fatto può costare caro questo errore, perché questo è un errore. Questo errore concettuale di Aslani può costare caro, perché comunque l'Inter è vero che anche con un pareggio è messa bene per la qualificazione, però con una vittoria praticamente si sarebbe trovata a 9 punti col Bayern Monaco a 12, perché ha vinto il Bayern Monaco oggi, e col Barcellona a 3 praticamente eliminato. E quindi peccato, peccato per questo. Mi dispiace un po' aprire anche dicendo questa cosa, però ragazzi è la prima che mi viene in mente. Inzaghi ha preparato bene la partita, molto bene, e cioè, per i giocatori che ha lui non credo si potesse far meglio, non credo si potesse far meglio e l'Inter aveva un po' abbozzato verso gli ultimi 10 minuti, 5 minuti del primo tempo. Ma in realtà se l'è giocata abbastanza alla pari, quindi ha colpito anche una traversa Dzeko, hanno avuto delle occasioni anche loro. Tutto sommato penso che poteva finire tranquillamente in pareggio anche il primo tempo. Non è che il Barcellona abbia fatto questo granché in più. Poi non sto a raccontarvi la successione dei gol perché tanto la partita l'avete vista tutti, non volete sapere questo da me. Che dire, il primo tempo di Lautaro veramente poca roba, invece gran primo tempo di Dzeko, però poi Lautaro è venuto fuori alla grande. Hanno fatto un'ottima partita in tanti, l'Inter è stata sfortunata, anche il gol del 2-2 con quella deviazione di Bastoni, è stata molto sfortunata l'Inter, ha fatto un'ottima partita, secondo me avrebbe meritato di vincere. Perché il Barcellona si sì, ha attaccato, però alla fine l'Inter ha giocato meglio del Barcellona questa partita. Soprattutto a livello, diciamo così, allenatori, Inzaghi ha fatto meglio di Xavi, perché Xavi non riusciva veramente a venirne a capo, non riusciva a venirne a capo di questa partita. E devo anche dire che Dembélé era da cacciare perché ha fatto un intervento su Darmian che può spaccargli un ginocchio, cioè può veramente fargli del male fisico serio. Quindi a me l'arbitraggio non è piaciuto per niente. Secondo me è stato smaccatamente casalingo. E non voglio allungarmi troppo. Non voglio allungarmi troppo. Comunque, queste sono le vere partite, quelle che vogliamo vedere, quelle emozionanti. E devo dire che la partita di andata non era stata altrettanto emozionante, però era stata comunque una partita di buon livello. Questa, non lo so, poteva essere tranquillamente una semifinale di Champions, per quello che si è visto. Una piccola annotazione su Dumfries, l'ho già detto. Però voglio ripetermi, se avesse i piedi buoni, sarebbe tanta tanta roba, perché veramente questo ha una forza fisica, una corsa veramente importanti. Gol di Barella, coefficiente di difficoltà veramente altissimo, con questa bellissima palla di Bastoni, taglio sul primo palo, non da punta come ha detto qualcuno in cronaca, ma proprio da interno di centrocampo, da centrocampista di inserimento, da mezzala, perché questo è un movimento da mezzala, non da punta. Difficile da fare quel gol, perché poi comunque col piede debole, di controbalzo, una palla dove comunque devi girare su te stesso, sul piede perno.
Quindi veramente un bel gol. Bello anche il gol di Lautaro. Anche quello di Gosens non è stato male. Non era così semplice da fare quel gol dopo una corsa, anche se lui era bello fresco, il piede era il suo preferito, il sinistro. Però non era così scontato fare quel gol. Ragazzi, va bene anche il pareggio. Va bene anche il pareggio. Probabilmente avremmo firmato per il pareggio, però per come si era messa la partita dispiace. Dispiace innanzitutto non aver tenuto il 3-2, ma poi dispiace ancora di più sul 3-3 aver avuto un'occasione enorme per fare il 4-3 con Mkhitaryan se l'avesse servito a Szczęsny e non esserci riusciti. Quindi non vi dico che rimanga l'amaro in bocca perché mi sembra troppo, però è un peccato, sarebbe stata una grande vittoria e comunque grande partita dell'Inter. Un saluto a tutti, ciao ragazzi.